salpa la stagione MSC Crociere e parte con una novità nella strategia dell'azienda, un catalogo che vale 2 anni. Ne parliamo con Leonardo Mazza, manager della compagnia. Buongiorno, è una novità assoluta sul mercato turistico italiano. Presentare un catalogo valido 2 anni non era mai stato fatto. Per noi è un passo importante per sottolineare la nostra leadership nel settore. Un catalogo pieno di novità, ma fondamentalmente un catalogo che guarda un arco temporale che mai prima un operatore nel settore turistico italiano aveva fatto. Ci sono anche nuovi itinerari e nuovi porti più lontani che la compagnia raggiungerà con le sue navi? Beh, in questo catalogo risulta chiaro nello sfogliarlo la strategia dell'azienda. Da un lato continuare a presidiare l'area mediterranea in Nord Europa, ma crescere fondamentalmente sul prodotto fly and cruise, cioè volo e crociera. Quindi non solo aumentano le destinazioni proposte per crociere e volato, ma aumentano anche i sedili disponibili per i clienti italiani. Per quest'estate sarà possibile, oltre che nel Mediterraneo, andare in Nord Europa e ai Caraibi, e per il prossimo inverno sarà possibile andare agli Emirati Arabi, alle Canarie, alle Antille, ai Caraibi, oltre che alle crociere del Mediterraneo d'inverno. Poi c'è la novità delle navi potenziate, le navi che verranno dotate di un maggior numero di cabine. Sì, il nostro piano industriale continua e ha un passaggio importante nei prossimi mesi, in quanto c'è un progetto rinascimento che vede coinvolte 4 unità della flotta che verranno accresciute di 200 cabine per nave, quindi a pieno ritmo ci saranno 800 nuove cabine sul mercato, sono le navi della classe Lirica. E poi è notizia di qualche settimana fa che l'azienda ha annunciato l'accordo con i cantieri STX in Francia per la costruzione di 2 nuove unità, si chiamerà Classe Vista, navi da 165.000 tonnellate e 5.400 ospiti, che verranno varate nel 2017 e nel 2019. Sul piano dei prezzi, quali sono le strategie? Le strategie è rendere la crociera appealing a tutti i target di mercato. Stiamo differenziando il prodotto per tipologia di clienti, abbiamo fatto le navi dei giovani, le navi della scoperta, siamo un prodotto molto orientato al family, alle famiglie. E in termini di prezzo registriamo che negli ultimi 6 mesi il mercato italiano ha avuto una forte richiesta di domanda a crociere e quindi un incremento. Anche se siamo in avvio di stagione, è già possibile capire quale sarà la tendenza? C'è una ripresa? La ripresa c'è ed è anche marcata, questo lo posso dire con certezza per il comparto croceristico. Non sono certo di poter degli stessi numeri nell'industria turistica in generale, ma certamente nel settore croceristico stiamo assistendo a una ripresa a doppia cifra, sia dal lato dei volumi che dal lato della disponibilità al prezzo.